Gian Cosimo Monturi, consigliere del Forum dei Giovani di Rocca d'Aspide e delegato provinciale del Forum. Noi siamo in sua compagnia perché è stata pubblicata da poco la locandina che parla di un'iniziativa legata proprio al Natale, un vero e proprio concorso che si svolgerà con l'invio della foto del presepe più bello. Gian Cosimo, come funzionerà questo concorso? Allora, sì, già dal giorno della pubblicazione della locandina vi è la possibilità di inviare la foto. Quindi già da lunedì vi è la possibilità. E questa possibilità sarà data fino al 19, alle ore 24 del 19 dicembre. Poi dal 20 dicembre al 27 queste foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook del forum di Rocca d'Aspide. E il giorno 28 dicembre sarà eletto il vincitore. Quindi i voti andranno a sostituire i like, e questo chi raggiungerà più like, quindi la foto che prenderà più like, sarà il vincitore del contest. Ovviamente per inviare la foto vi sono tre possibilità. Abbiamo messo a disposizione sia la mail istituzionale del forum, che la troverete sempre sulla pagina Facebook. Abbiamo messo a disposizione la pagina Facebook, quindi potrete inviare un messaggio alla pagina, oppure abbiamo messo a disposizione anche un numero di cellulare. Per chi non avesse la possibilità di usufruire di social, allora abbiamo messo a disposizione un numero di cellulare per inviare via WhatsApp queste foto. Un'iniziativa che già sta avendo tanto riscontro perché sono tante le persone che quotidianamente vi scrivono nonostante la locandina sia stata pubblicata da pochissimo tempo. E ieri un nostro amico Giuseppe d'Altavilla Silentina vi ha chiesto proprio se poteva partecipare anche non essendo di Rocca d'Aspide. Sì, siamo felicissimi di questo perché ci stanno contattando moltissime persone. Volevo togliere un dubbio riguardo la partecipazione anche di chi non è residente nel comune di Rocca d'Aspide. Vi è la possibilità di partecipare anche a chi non è residente, quindi non ci sono dei limiti su questo. C'è tanta curiosità su alcuni dettagli del regolamento, ad esempio quante foto può inviare ogni partecipante. Vi è la possibilità di inviare più foto del presepe. Infatti, ogni persona ha la possibilità di fare le foto da più angolazioni per rendere la bellezza del presepe. Ovviamente alla pubblicazione delle foto saranno anonime per votare esclusivamente la bellezza del presepe. Sarà un Natale diverso e per alcuni tratti anche difficile, ma nonostante tutto il Forum dei Giovani di Rocca d'Aspide è riuscito a regalare un sorriso ai cittadini perché ha organizzato un concorso. Ne parliamo con il vicepresidente del Forum, Alessio Mazzaro. Abbiamo già spiegato il regolamento con Gian Cosimo Monturi che abbiamo conosciuto. Questo concorso è nato con delle motivazioni e delle speranze ben precise. Assolutamente sì, è inevitabile sottolineare che sia un periodo ancora troppo difficile e allora allo stesso tempo dobbiamo dare la giusta importanza a quello che è il Santo Natale. E quindi insieme, grazie all'aiuto dei tanti ragazzi, abbiamo pensato a questa iniziativa. È importante dare luce in questo periodo dalle tante difficoltà e i piccoli gesti sappiamo che ci salvano la vita in tante occasioni. Stiamo vivendo di piccoli gesti, continueremo a farlo e questa iniziativa è, diciamo così, un alleggerimento rispetto alla negatività e alla reclusione che si vive ancora in questo periodo. Un momento di allegria, un momento veramente natalizio che ci riporta nello spirito del Natale e poi che si potrà svolgere in totale sicurezza perché si tratta di un concorso a distanza. Assolutamente sì, è proprio questo. Ricordare il Santo Natale, farlo con tanta felicità, ma allo stesso tempo rispettando tutte le normative vigenti anti-Covid. Avete già ricevuto tante mail che vi chiedono delucidazioni sul regolamento? Qual è stato il riscontro che si è avuto fino ad adesso? Ci sono già delle foto che sono state inviate di questi presepi? Sì, è da circa 2 giorni che abbiamo pubblicato sui social la modalità di partecipazione al contest e ci siamo accorti che dal minuto dopo, insomma, la gente ha iniziato a partecipare. E ci siamo anche resi conto, ne parlavamo con i ragazzi, con Gian Cosimo, il presidente e tanti altri, che
C'è tanta gente che ha bisogno di questo momento di felicità, che vive delle piccole cose e che quindi non ci ha pensato, insomma, su due volte a partecipare. Ricordiamo gli indirizzi a cui far recapitare le foto dei presepi. Sì, l'indirizzo email istituzionale del Forum dei Giovani, trovate tutto il materiale sulla pagina Facebook. Poi abbiamo messo a disposizione, come diceva Gian Cosimo, un numero WhatsApp, per dare la possibilità a chiunque, insomma, non avesse i social, e insomma, i messenger, i messaggi privati della nostra pagina Facebook. Chi vincerà questo concorso, la foto che prenderà più like sarà premiata, allora non ci resta che invitare gli spettatori a partecipare. Assolutamente, un invito da parte nostra, rendiamo magico questo Natale così tanto difficile.